E sono presente e benvenuti in questo nuovo episodio di Bombastic Brotheros. Quindi, raga, inizia il capitolo 4. Iniziamo. Peccato che la mia maschera non brilla perché non ha le pile al momento e in casa non le ho. Benvenuti nel mio laboratorio. A momenti verremo accolti da Zarves. Forse Zarvis. Forse. No, Zarves. Vabbè. Si occuperà di tutto. La trappola dovrebbe essere stata disattivata. Zarves, che succede? Questo fate, signore. Perdona se non sono umano, ma temo che ci sia un'anomalia nella mia situazione. Erroneamente questo è il peccato del file del tuo videogioco che mi cosa? Si sono fusi con le due funzioni primarie e hanno creato una frammentazione nel mio codice. E preparatevi a morire! Noob 5555. Sei nel mio gioco ora! Mi stai prendendo in giro, vero? Ho fatto tre personaggi, figo! Demolizione morte dal la missione così? Sul serio? Ok.
Il videogioco perfetto. Vediamo quanto è perfetto. E balli caricamenti. Ha creato il videogioco perfetto, ma mi servono i giocatori, quindi ho aperto la porta. Solo uno è riuscito ad arrivare a livello 3 dal boss. Vediamo dove riesci ad arrivare, tu signore. Nonostante le scarse probabilità, sono sicuro che sarai preso, signore. Ottimo, prima ho dato le armi ai neo braid, ora ho trovato una psico giocatrice. Oh, e fai silenzio. Ora che sto puntando più che altro. Alleato come lui, il personaggio. Solo il tutorial, la vostra finisce. Fantastico, c'è un po' di salvataggio. Bella questa. Nella vita non esistono i punti di salvataggio. Vorrei poter dire che il melodramma è un modo per farlo. Dai, la vera visione non cade mai lontano dall'altro del programmatore. Ok ragazzi, questo episodio termina qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!